La percentuale dei vaccinati ad oggi a Torre del Greco supera il 70%. Dai primi di settembre la campagna vaccinale nei locali della Santissima Trinità è ripresa con forza. E anche i più giovani stanno rispondendo bene al primo dei 4 appuntamenti in programma oggi, giovedì 9 settembre, promossi dall'ASL Napoli 3 Sud per incentivare i giovani d'età compresa tra i 12 e i 17 anni in vista del prossimo avvio dell'anno scolastico. Ai microfoni di TV City, il dottor Ivano Auscillo fa il punto sulla campagna vaccinale in città. Siamo al centro vaccinale qui alla Santissima Trinità. Dottor Auscillo, oggi la prima delle 4 giornate dedicate alle vaccinazioni per la fascia di età 12-17, come sta andando? Bene, abbiamo avuto un incremento che supera il 30-40% dal primo settembre, quindi c'è stata una grossa risposta dei giovani di questa età scolare fondamentalmente. E quindi ci aspettiamo anche per queste 4 giornate di Open Day che abbiamo dedicato insomma a loro che ci sia una massiccia adesione da parte loro per incrementare la percentuale di vaccinati anche in previsione dell'apertura delle scuole. Qual è il vaccino che viene somministrato a questa fascia d'età? Sempre il ad RNA, quindi o il Pfizer o il Moderna. E si stanno riscontrando sui giovani degli effetti collaterali? No, che io sappia no. Per il resto invece la campagna vaccinale come procede? Possiamo dare dei numeri? La campagna vaccinale dopo un momentaneo rallentamento legato alla pausa estiva è ripresa con forza già dai primi di settembre, quindi noi ci aspettiamo che con i prossimi giorni si incrementi ancora di più. Superiamo sicuramente il 70% della popolazione. C'è stata una ampia adesione della medicina generale qui a Torre del Greco, e dove i numeri di pazienti vaccinati dai medici di medicina generale è molto molto alto. Ricordiamo che questo centro è aperto già da diversi mesi e state lavorando tantissimo. Diciamo fino alla sera, alle 20 di sera, 6 giorni su 7, all'inizio erano 7 giorni su 7, e comunque i numeri su Torre del Greco sono alti, la percentuale di vaccinati, le ripeto, supera abbondantemente il 70%. Quindi sono importanti queste giornate di sensibilizzazione in vista dell'apertura delle scuole, dell'avvio dell'anno scolastico, per coprire anche questa fascia d'età? Sì, sicuramente, perché poi saranno loro quelli più esposti al rischio, dovendosi spostare con i mezzi pubblici e comunque rimanendo nelle classi, negli ambienti chiusi. Lo stesso governatore diceva che per garantire una scuola in presenza è necessario che tutta la popolazione studentesca sia vaccinata. L'obiettivo è quello di vaccinare praticamente tutti. Tra i giovani sono di solito favorevoli al vaccino, anche perché questo gli consente di riprendere una vita sociale normale, cosa che fino a questo momento gli è stata purtroppo impedita.